Autofficina Diego Marangon, qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL. Aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e Vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri gratuita. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio alla portata di tutti. BF Serramenti a Santa Marinella, via Aurelia 471. Portoni blindati, finestre in alluminio, zanzaniere, persiane e grate in ferro, avvolgibili e molto altro. Chiamate per il vostro preventivo gratuito anche via mail e pagamenti rateali. BF Serramenti a Santa Marinella, via Aurelia 471. Bentrovati amici di Tele Santa Marinella e diamo subito il benvenuto a Sara Fiorini. Oggi una conduzione doppia, visto che la nostra collaboratrice è a Santa Marinella per le vacanze estive. Bentrovata Sara Grazie. e passiamo dunque subito ai titoli di Bene. oggi. Oggi parliamo di notizia di cronaca, triste cronaca di domenica a seguito della morte di un quarantenne presso una spiaggia di Santa Marinella. Vi inviamo il servizio sul Surf Expo tenutosi a Santa Severa nelle giornate del 24, 25 e 26 luglio. Torniamo a parlare dell'opposizione, per quanto riguarda il comune di Santa Marinella, interviene Andrea Bianchi sulla situazione di degrado che verte sul ponticello Ponton del Castrato in zona Alibrandi. Interviene invece nella situazione di degrado che si avverte nella nostra città il signor Carletti, soprattutto riguardo alla passerella che collega via Aurelia con via 4 Novembre. Si è aperta l'undicesima edizione del Film Festival presso il piazzale delle Scuole Centro in via della Conciliazione. E per finire i nostri appuntamenti con il weekend. E apriamo subito il TG con una triste notizia di cronaca dopo la morte del 47enne romano presso la spiaggia Baia Smeralda. A voi alcune immagini. Tragica morte di un 47enne romano in vacanza nella Perla del Tirreno. Domenica mattina l'uomo in compagnia della moglie, del cognato e di un suo amico avevano deciso di passare una giornata al mare. Con la loro auto, quindi dalla capitale, si sono diretti verso Santa Marinella. Il caldafuso ha consigliato i quattro a chiudere i finestrini e accendere l'aria condizionata. Giunti in città, hanno parcheggiato il mezzo subito dopo lo svincolo autostradale di Santa Severa e si sono diretti presso la spiaggia libera del complesso Baia Smeralda, sistemandosi subito sotto l'ombrellone. Il 47enne, fortemente accaldato, ha deciso invece di gettarsi subito in acqua, mentre la moglie, il fratello e l'amico hanno preferito restare all'ombra. Poco dopo, però, l'amico ha notato che qualcosa non andava. Ad una ventina di metri da riva, in un punto dove l'acqua non era particolarmente alta, l'uomo galleggiava con il volto sommerso. Si è quindi precipitato in acqua per portare soccorso. Raggiunto l'uomo, ha notato che non dava segni di vita e quindi lo ha trascinato a riva. Nel frattempo venivano allertati i soccorsi. In pochi minuti giungevano sul posto la Guardia Costiera, il Nucleo Sommozzatori, le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa, che hanno cercato di rianimare il 47enne. Nonostante gli sforzi, però, per il romano non c'è stato nulla da fare. Era arrivata anche una eliambulanza, ma è tornata indietro vuota. Nel frattempo i carabinieri avvertivano il giudice di turno che nel pomeriggio consentiva la traslazione della salma nella camera mortuaria del cimitero comunale. Secondo alcune indiscrezioni, all'uomo deve essere stato fatale un malore che l'ha colpito mentre era in acqua, oppure un mulinello che l'ha risucchiato sul fondo. Nel primo pomeriggio, infatti, considerato che la zona è particolarmente soggetta a questi fenomeni marini dovuti alle correnti sotterranee, il Nucleo Sommozzatori ha invitato tutti i ragazzi che frequentavano la spiaggia libera dell'Isola del Pescatore, dove si stava tenendo la Italia Surf Expo, ad evitare di entrare in acqua. I nostri inviati sono andati a curiosare tra le onde del Surf Expo, che anche quest'anno ha ottenuto un grande successo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. A voi il servizio.
onde, campioni, lifestyle e tante novità. Si è conclusa con numeri da record, superate le 30.000 presenze dal venerdì alla domenica, la 17ª edizione di Italia Surf Expo, la più grande manifestazione italiana dedicata al mondo surf culture. Onde di quasi 2 metri hanno permesso agli special guest di mostrare tutto il loro talento al grande pubblico accorso. Leonardo Fioravanti e Ayrton Cossolino del team Red Bull, insieme al surf ambassador della manifestazione Roberto D'Amico, hanno aperto le danze. I giovani aspiranti surfisti, grazie alla Rip Curl School of Surf, in collaborazione con Ostia Surf Club, li hanno seguiti per carpirne i segreti. 1.000 corsi gratuiti nell'arco di 3 giorni hanno avvicinato i più piccoli fino agli adulti al mondo degli sport da tavola, dal surf al SUP fino al Big SUP, una tavola da surf gigante capace di ospitare fino a 10 persone contemporaneamente. Poi la stella dello skate mondiale, l'americano Alex Sorgente, di papà italiano, vero fuoriclasse e protagonista dello skate contest, insieme agli skaters provenienti da tutta Italia. Campioni appassionati a condividere la stessa passione. Un sabato notte da urlo, poi con il Dimensione Suono Roma Beach Party, presentato da O'Neill. Oltre 4.000 persone hanno ballato fino a notte fonda ai piedi del Castello di Santa Severa. Una festa travolgente che conferma il Surf Expo come l'evento più cool del litorale. Si chiude con presenze da capogiro la 17ª edizione dell'Italia Surf Expo, affermano il sindaco Roberto Baghega e il consigliere al turismo Alessio Marcozzi. Le diverse migliaia di visitatori che hanno affollato la spiaggia del Castello di Santa Severa in questi 3 giorni di grandi eventi hanno proiettato la città di Santa Mariella sul piano mediatico nazionale ed internazionale. Inoltre, continuano Baghega e Marcozzi, i più sentiti complimenti vanno all'organizzatore dell'evento Alessandro Marcianò e da tutto il Santa Marinella Surf Club per la grande professionalità dimostrata nel realizzare e far crescere ogni anno un evento che ha raggiunto i vertici di gradimento e popolarità nazionali. Siamo orgogliosi come comune di aver dato ancora una volta il giusto sostegno a questa iniziativa, che continueremo a sostenere visto il prestigio internazionale che regala Santa Marinella e Santa Severa. Infine, concludono Baghega e Marcozzi, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso che l'evento si svolgesse in completa sicurezza, la stazione dei Carabinieri Santa Mariella e Santa Severa, il comando della Polizia Locale, Locamare Santa Marinella e tutti i volontari del Nucleo Sommozzatori Santa Marinella, della Propirge e della Croce Rossa Locale. L'evento nell'evento, SUP Race World Challenge Series, con i migliori 30 interpreti del SUP mondiale. L'hawaiano Zane Schweitzer ha vinto la classifica overall della tappa del Surf Expo 2015, ultima del circuito della Stand Up Paddle World Challenge Series. Ad aggiudicarsi il titolo mondiale invece il danese Kasper Steinfatt, trionfatore ieri nella prova della Long Distance Race, la gara dove fondamentale è resistenza e strategia, proprio davanti a Zane Schweitzer. Vince invece la prova sprint odierna il sudafricano Dylan Frick. Terzo posto assoluto per l'italiano Leonardo Nica, campione italiano in carica. Ottime notizie per i nostri colori anche grazie al 4º posto nella prova sprint del giovanissimo Davide Ionico. Il 17enne di Udine rappresenta il talento emergente di questa disciplina. Tra le donne, trionfo per la spagnola Anna Zulaika Aramburu, vincitrice sia della prova di questo fine settimana che dell'intero circuito mondiale. Prima delle italiane, 5ª assoluta, l'emiliana Margherita Boschetti. Appuntamento al prossimo anno con il 18esimo Italia Surf Expo. E veniamo adesso alla politica cittadina. Interviene il consigliere di minoranza Andrea Bianchi sulla questione di degrado del ponticello del Rione Aliprandi. Il consigliere comunale Andrea Bianchi si fa portavoce delle lamentele degli abitanti del Rione Aliprandi in merito al fosso Ponton del Castrato, perché la presenza di fogne che gettano i liquami in quel corso d'acqua rendono l'aria irrespirabile, costringendo i cittadini che utilizzano il vicino sottopasso, lasciato in uno stato di totale abbandono, ad utilizzare le mascherine antigas. Le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Bronzolino ci preoccupano fortemente, dice Bianchi. La situazione, a nostro avviso emergenziale, non può essere trattata come un fatto di normale amministrazione, scaricando le responsabilità sugli enti sovracomunali o sul fondo di solidarietà.
Se c'è un'emergenza, l'assessore deve intervenire per garantire una vita civile e dignitosa ai concittadini e questa dovrebbe essere una priorità politica per chiunque. Ed è dai responsabili lasciar correre una fogna a cielo aperto, con lo sbocco al mare, soprattutto in una città che del turismo marino dovrebbe trarne una grande risorsa economica. Per i nostri amministratori, se Santa Marinella è nel degrado più totale, la causa va addebitata al versamento del fondo di solidarietà. L'ha scritto il sindaco su un manifesto riguardante il problema immigrazione. Lo ha ribadito il delegato al bilancio Minghella, lo ha tirato in ballo anche l'assessore Bronzolino. Nessuno vuole ammettere che, forse, si commettono errori nella programmazione e nella realizzazione delle opere necessarie alla città, continua Bianchi. Preoccupa inoltre la dichiarazione di Bronzolino, che chiede al governo di lasciare questi fondi sul territorio e vincolarli a questo tipo di attività. In un paese come l'Italia, dove le differenze macroeconomiche della popolazione sono riequilibrate attraverso la ridistribuzione tra regioni ricche e regioni povere, pensare dal punto di vista politico di rinchiudersi nel proprio orticello perché egoisticamente più conveniente è quanto di più sbagliato ci possa essere. Questo ragionamento, conclude il consigliere, è stato abbandonato addirittura anche dalla Lega di Salvini, perché porterebbe la nostra città fuori da ogni intervento solidaristico, come se le tasse regionali fossero utilizzate soltanto dai comuni di provenienza. Allora si direbbe addio agli interventi sovraccomunali. Il segretario della locale sezione del PD, Carletti, interviene sulla questione riguardante la carenza di polizia in città. Il massimo esponente cittadino del partito di Renzi ricorda che Santa Marinella è una località che principalmente vive di turismo e che la crisi economica che coinvolge tutte le città del litorale li costringe ad una corsa per offrire i servizi migliori. Per cui, commenta Aldo Carletti, il compito dei nostri amministratori dovrebbe essere quello di presentare ogni angolo spaccato della nostra città con la veste migliore. Invece è proprio in questo periodo che la maggioranza è latitante e attribuisce risultati negativi della sua incapacità al barbaro destino o alle richieste degli enti sovracomunali o dello Stato che gli portano via fondi importanti. Santa Marinella è una città sporca, afferma il segretario, soprattutto la passerella, un passo pedonale collocato in pieno centro cittadino e punto strategico che vede centinaia di persone attraversarlo giornalmente, costringe gli avventori a fare vere e proprie gincane tra l'immondizia che giace a terra per settimane intere. Poi Prato del Mare con il suo accumulo di rifiuti presso una campana per la raccolta del vetro. Anche qui sacchetti e materiali vari sono abbandonati da diverso tempo. È mai possibile che anche di fronte a questi evidenti segnali di degrado non ci sia mai nessuno che si assume la responsabilità di dire abbiamo sbagliato? Si domanda Carletti. Possibile che all'interno della maggioranza non ci sia nessun consigliere o assessore che pensi che i cittadini regolarmente tassati abbiano diritto ad un trattamento migliore? Qual è la teoria o filosofia che seguono i nostri politici? Conclude il segretario del PD. Forse quella dell'io non vedo, io non sento, io non parlo. Si è aperto il Santa Marinella Film Festival, l'undicesima edizione, che è cominciata domenica 26 luglio con Il vento in poppa. Commenta l'organizzazione che dopo la proiezione del film Let's Go, a cui ha assistito la regista Antonietta De Lillo ed il critico Domenico Monetti. Ieri un'altra proiezione con il film Vergine giurata di Laura Bissoli. E ci teniamo inoltre a precisare che Tele Santa Marinella è partner ufficiale della manifestazione e vi diamo inoltre le informazioni relative alle prossime proiezioni. A partire da giovedì 30 luglio va in scena Appena Giovani e Richiamo Maia di Tommaso Agnese. Venerdì 31 luglio Come si deve e ci vorrebbe un miracolo di Davide Minnella. E poi ancora sabato 1 agosto Windborne e Happy Days di Matteo Andreolli. Per passare ancora a domenica 2 agosto, che andrà in scena Il sentimento della realtà di Sandro Lai, che è un'anteprima, e Torneranno i prati di Ermanno Olmi. Ancora lunedì 3 agosto, Ad esempio di Silvio Governi e Patria di Felice Farina. Passiamo poi al martedì con il 4 agosto, Non senza di me di Brando De Sica e In the box di Giacomo Lesina. Mercoledì 5 agosto Vorrei che fosse notte di Claudio Pellitzer e Barbara ed io di Raffaele Esposito.
E per finire per questa settimana, giovedì 6 agosto, il ritorno di Grossian di Francesco Vito Longo e l'ultima fermata di Giambattista Assanti. Bene, passiamo agli eventi del fine settimana. Il 31 luglio, 1 agosto e 2 agosto si terrà la festa della birra presso lo stadio comunale di Via delle Colonie con la gara internazionale di Supercross ed altre iniziative a cura dell'Associazione Spirito Libero. E poi ancora Santa Marinella Short Film Fest che partirà dal 29 luglio fino al 3 agosto presso lo splendido scenario dello Sporting Club di Santa Marinella. Il 4 agosto la Little Summer Music presenta il Jazz Friend Quintet e lo Swing Dance presso il Largo Monsignor Rossiglio Ricci alle ore 21:30. Ed ancora il 6 agosto, sempre a cura della Litus Music Live, c'è lo Strange Quartet presso sempre la stessa location di appunto Largo Monsignor Rossiglio Ricci a partire dalle 21:30. E anche per questa edizione le notizie terminano qui. Grazie a Sara Fiorini per essere stata con noi durante il TG. Grazie a te Alessandra e grazie a voi amici di Tele Santa Marinella. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. BF Serramenti a Santa Marinella, via Aurelia 471. Portoni blindati, finestre in alluminio, zanzaniere, persiane e grate in ferro, avvolgibili e molto altro. Chiamate per il vostro preventivo gratuito anche via mail e pagamenti rateali. BF Serramenti a Santa Marinella, via Aurelia 471. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio garantiti. Riparazioni auto e diagnostica computerizzata plurimarche, compreso anche per tutti i veicoli con impianto GPL. Aperto tutti i giorni, tranne la domenica. Riparazione e manutenzione dei vostri motori storici e vespe d'epoca. E per i mesi di luglio-agosto, manodopera per cambio olio e filtri gratuita. Autofficina Diego Marangon. Qualità e risparmio alla portata di tutti.